Prima di raccontarvi del nuovo doppiatore di Hashirama, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale, attivando anche la campanella degli avvisi. Mediaset ha annunciato che i nuovi episodi di Naruto Shippuden arriveranno in prima serata a partire da mercoledì 26 maggio. L'ha fatto tramite uno spot pubblicitario andato in onda su Italia 2, sul canale 66 del digitale terrestre. Ma la vera notizia è che ci sarà un doppiatore d'eccezione nell'avventura animata del ninja di Konoha. Stiamo parlando infatti del rapper Vito Shade. Lo spot annuncia che il momento è finalmente giunto. In prima visione assoluta arriveranno i nuovi episodi di Naruto Shippuden con un doppiatore d'eccezione. La pubblicità continua dicendo che la voce di Hashirama Senju è quella di Shade. Naruto Shippuden, la nona incredibile stagione, da mercoledì 26 maggio sarà in prima serata su Italia 2. Al termine dello spot, lo stesso Shade ha lasciato un messaggio ai fan di Naruto. Il rapper si presenta salutando tutto il pubblico e dando appuntamento proprio su Italia 2. L'adattamento di Naruto Shippuden ricomincerà con l'episodio 349, il primo della saga dedicato al passato da Anbu di Kakashi. Si tratta di un arco narrativo filler e dunque non presente nel manga, ma è comunque una serie di episodi piuttosto importanti che porteranno gli spettatori alla scoperta dell'oscuro passato del maestro del Team 7. L'appuntamento con il ritorno degli episodi di Naruto Shippuden doppiati in italiano è fissato per mercoledì 26 maggio alle ore 21:10 circa. Come da tradizione per Italia 2, probabilmente verranno trasmessi più episodi, in replica al giorno successivo in seconda serata. Dopo l'annuncio di Emanuela Pacotto e Yolanda Granato, ecco quindi la voce di Shade pronta a unirsi al cast. Il rapper avrà il compito di rendere vivo uno dei personaggi più forti di Naruto, il leggendario ninja Hashirama Senju. Non vediamo l'ora di sentirlo in questi panni, una sfida sicuramente esaltante per il giovane Shade. Il primo Kage è diventato infatti iconico nella mitologia del manga, e sarà quindi interessante capire come il rapper vorrà caratterizzarlo, anche se nello spot pubblicitario abbiamo già sentito una piccola anticipazione. Ora però tocca a voi. Siete entusiasti di questo incredibile ritorno? Che ne pensate della scelta di affidare la voce del primo Kage a Shade? Fatecelo sapere nello spazio commenti qua sotto.